Ciao ragazzi, bentornati con un nuovo video. Oggi rispondiamo a una domanda sull'iperacusia, per la cosa che ricevo tante domande sull'acufene, sull'iperacusia, perché ho fatto dei video, ne ho fatti diversi e sinceramente cercherò di aggiungere ogni tanto qualcosa con un video nuovo, ma di base quello che dovevo dire l'ho detto. Comunque in questo caso, ciao Raffaele, spero tu legga questo messaggio. Volevo sapere com'è andata via la tua iperacusia. Dopo quanto tempo ti sei esposto a rumori e a musica live? Sono musicista, ero musicista. Sono 7 mesi che per via dell'acufene e sensibilità al volume non sono più. Aiutami. Allora, hai fatto qualcosa per guarire? Nel senso, ti sei esposto o coperto ai suoni? A me penso sia lieve, bla bla, mi fa effetti strani, non so manco descrivere. Mandami un link o un video dove per spiegare come hai fatto. Allora, io ho passato un periodo allucinante con l'iperacusia, l'acufene, come sapete già dai miei video. E per la cosa, che cos'è l'iperacusia? L'iperacusia è questo, mi fanno male le orecchie, riassumendo al massimo. Quindi immaginatevi uno che suona una batteria grind, death metal, come sarei vissuta. All'epoca ricordo ancora che se sfilava il telefono o se abbaiava il cane mi faceva male le orecchie. Quindi per un periodo avevo i tappi e le cuffie in casa, roba un po' da psicopatici. Però ti rendi conto che se fai così è solo peggio, perché entri in una bolla di paura, di terrore, e comunque devi abituarti ai suoni di nuovo. E quindi diciamo che per i suoni normali non devi avere paura. Quindi nel mio caso cercavo di avere le orecchie libere per i suoni normali. E quando tipo c'era molto casino avere i tappi e le cuffie. Ricordo ancora che avevo fatto un evento a Torino dove suonavo le basi, avevo le cuffie, avevo gli auricolari, poi le cuffie sopra volume basso e cercavo di suonare. Io di base non mi sono mai fermato, perché come sapete per me è una questione di... cioè la musica è la mia vita. E anche adesso la cuffene e tutto, e mi avevano detto se vuoi che migliori smetti di suonare. Però per me non è una cosa possibile, cioè rispetto tutti, ovviamente ognuno faccia quello che gli pare, però per me smettere di suonare è molto peggio che avere la cuffene o avere l'iperacusia. Quindi nel mio caso io semplicemente ho seguito quello che mi ha detto il medico e a un certo punto ho detto ascolta, io piano piano riprendo a suonare, e così è stato. Anzi adesso è pure troppo poca la mia iperacusia, perché mi espongo a volte a dei casini allucinanti, come il giorno di Cavalera. Il giorno di Cavalera a Bergamo non c'avevo i tappi e avrei dovuto averli, ma questo è un altro discorso. Quindi in definitiva, io non ho, la cosa che mi lascia sempre perplesso è il mare di disinformazione e quanto la gente si approfitti di chi soffre di acufene per acusia, perché leggo tante cure strane, tutte ovviamente a pagamento, e che io sappia non c'è ancora una soluzione definitiva. Quindi nel mio caso a un certo punto ho smesso di dare soldi a gente che me li stava solo rubando. Quindi per me è stato così, piano piano ho ripreso a suonare dal vivo, scusate, piano piano ho ripreso a suonare, prima mi sono riabituato ai suoni normali e poi ho ripreso a suonare. Una cosa che ho fatto in quel periodo è stato tagliare totalmente alcol e caffè per circa un anno. So che è stato assurdo, ma sia l'alcol che il caffè sembra che abbiano in qualche modo degli effetti sulla cuffene e iperacusia. Ora io non sono medico, quindi non so dirvi cosa sia, però vi posso dire che io l'ho fatto e poi alla fine questa cosa mi è passata, però ci è avuto un po' di tempo. Quindi spero di averti risposto, un like, un commento, attiva la campanella e trovi qua in descrizione tutte quante le informazioni per i miei altri video su questo argomento. A presto, ciao!